Buongiorno mondo, sono le 7:02 e finalmente stiamo partendo, direzione Abruzzo, faremo una sosta a Senigallia stanotte per dormire, farci un ginetto lì e riposare, ma siamo in ritardo perché avevamo pianificato di partire almeno alle 6:15 per evitarci il traffico di Bologna, ma ce lo beccheremo tutto perché Bologna è sempre un'incognita. E soprattutto in vacanza non fate piani di orari, mica orari, non ci sono orari in vacanza, si parte quando si parte, si arriva quando si arriva. Buona giornata a tutti. Sto facendo in tutti i modi per riuscire a confondermi. Una volta sono partito in bici e sono andato in giro per il nord Italia andando verso il sud. Poi abbiamo preso la macchina, io e la Simo, siamo andati in giro per la Puglia e adesso siamo in camper per cambiare mezzo, ogni viaggio un mezzo diverso per non annoiarci mai. E ce ne andiamo in Abruzzo, ve l'abbiamo già detto, a mangiare arrosticini. Ragazzi, ovviamente arrivati a Bologna. Siamo fermi in coda. E il navigatore ci dà 1:04 di ritardo sulla tabella di marcia, quindi 1:15 di coda. È una dura fatica, ma la si deve fare per le vacanze. Ciao ragazzi! E meno male che la Simo è andata a prendere un po' di acqua ghiacciata dietro nel frigor, perché si schiuma, ci sono 40 gradi e noi siamo fermi. No, adesso stiamo andando, quindi lascio la camera alla Simo, ciao. More moments later. Ragazzi, considerando il casino che c'era in autostrada, la coda che c'era, eravamo completamente fermi, abbiamo deciso di fermarci all'autogrill. Qui siamo all'autogrill. E ovviamente non mangiamo una rustichella, ma ci mangiamo un couscous fenomenale fatto dal Giappino, e la Simo addirittura non spiccica una parola perché ha una fame bestia e gli piace talmente tanto il couscous fatto da me. E quindi adesso mangio perché sennò me lo spazzola tutto. A dopo. Many tic tacs later. Ragazzi, sta diventando estenuante, sono quasi 8 ore che guidiamo e che viaggiamo. Abbiamo fatto a malapena poco più di 400 km, ce ne mancano 76, ma quando ce ne mancavano 120, Google ci diceva che avevamo ancora 1:14 di guida per rallentamenti, traffico. Adesso che ce ne mancano 76, ci dice che abbiamo ancora 1:13 di strada da fare, quindi non è ancora calato niente. Aumentano, ci ha segnalato un mezzo in avaria sull'autostrada. E altro che bollino nero qua, sono 7 bollini neri. Pazzesco. Ma arriviamo. Ragazzi, l'odissea continua, siamo ancora in coda. Stiamo diventando noiosi, ma che noi ci annoiamo perché mancano 57 km, vediamo se riesco a farvelo vedere. E il navigatore dice che abbiamo ancora 1:30. Pazzesco, tutto fermo, ci deve essere un incidente là davanti. La Simo è disperata e davvero ne abbiamo basta. Va bene la coda, ma così abbiamo beccato tipo 3 incidenti, un'auto in panne, non se ne può più. 16 ore per fare 500 km. Pazzesco! Vi aggiorniamo, ciao! Ragazzi, bene ma non benissimo, siamo arrivati finalmente a Senigallia, prima tappa solo di transito e sosta in direzione Abruzzo, dove saranno le nostre ferie. Abbiamo fatto 484 km in 9:22, ragazzi, non ne parliamo, colpa nostra, è vero, non si va in vacanza in ferie ad agosto.
Adesso la Simo si sta dando una sciacquata, dopo mi sciacquo anch'io da tutta sta sudata di viaggio e andiamo a farci una passeggiata per Senigallia, a rilassarci e berci un birrino. Ciao ragazzi, a dopo. Ragazzi, siamo venuti a Senigallia convinti che il Summer Jamboree fosse già finito, invece finirà domani e quindi questa sera ci godremo ancora un po' di serate rockabilly. Guardate qua dietro di me, a dopo. Non sarà tanto rockabilly, ma ci siamo fermati per prendere uno spritz. E buongiorno mondo, come avete visto, anzi non avete visto, ieri sera non vi abbiamo più salutati perché dopo i giri in giro al Summer Jamboree siamo tornati al camper, abbiamo mangiato ed eravamo stremati e bolliti dalla giornata di ieri. Adesso abbiamo già lasciato Senigallia, siamo in autostrada direzione lago di Campotosto, il più grande lago artificiale dell'Abruzzo, in provincia dell'Aquila. Andremo solo a riposarci, rilassarci in riva largo, farci qualche giro, qualche passeggiata biciclettata e poi vedremo, non lo so ancora, andiamo da lì e poi si vedrà. A dopo ragazzi. Ragazzi, la fortuna non è proprio dalla nostra, abbiamo fatto la nostra coda, comunque si è sciolta abbastanza in fretta, siamo arrivati al lago di Campotosto, ma non so se lo notate, il clima non è dei migliori, sta piovendo, abbiamo un ottimo posto in prima fila dove potremo montare il nostro tavolino, le sedie per mangiare perché sono quasi le 2 ed è ora di mangiare. Di là c'è la griglia per fare anche gli arrosticini, c'è la macelleria, Risto Macelleria, che vende arrosticini da farsi al momento. Però piove, non possiamo star fuori, cioè sì, possiamo star fuori, ma porca miseria. A dopo. More moments later. Ragazzi, sono triste nel dirvi che non ha smesso di piovere tutto il pomeriggio e ci siamo persi questo paesaggio qua col sole. Però è bello anche così, con sta luce. Ma è molto meno godibile, ci sono 18 gradi e questo è positivo, ma la pioggia anche no, grazie. Ora ci siamo comprati un mezzo chilo di porchetta, della focaccia e andiamo a mangiare. A dopo ragazzi. E siamo pronti per il nostro apericena. Porchetta, focaccia, gente affamata e Chianti. E un po' di formaggio qua, perché la buca le maestraca. Se non so di vacca.